un po' di messaggi. Penso che nessuna squadra al mondo, dopo 9 giornate di campionato, abbia schierato 4 portieri diversi: Maignan, Sportiello, Mirante e Giroud. Scrive Stefano, milanista, ironizzando, insomma, drammatizzando. Drammatizziamo un po', Mauro, apparato, perché c'è un po' di Giroud. Tensione in questo studio. Non mi piace la tensione. Poi, adesso ti faccio arrivare altra tensione dai nostri amici da casa. Se per Calulo Pioli ci disse che aveva solo una piccola lesione, poi passano 40 giorni, forse non gioca neanche domenica, da milanista mi arrabbio e come. E poi un altro messaggino, ecco qua, purtroppo Sportiello è l'ultimo in una gravissima serie di infortuni muscolari che ha colpito il Milan, mi auguro che la proprietà apra gli occhi. Poi ancora, come mai allora all'Inter ci sono sempre pochissimi infortunati? Insomma, pochissimi no, un po' meno dell'Inter, ci sono del soltanto Milan. Tre a parte questo. Negli ultimi anni rispetto al Milan sarà anche la sfiga, ma non è solo quello, al Milan gli tirano troppo il collo e poi si rompono. Fatemi sentire, Vito Elia, ma poi io veramente, sicuramente un attimo, no, c'era la verità, ho capito, però la verità, allora, Marco, la verità, allora, di fronte alla verità di Vito Elia, prima, io dico, devo dire la verità, però dobbiamo andare in pubblicità. Vai Vito. Dai. No, sicuramente la velocità del Milan non è quella dell'Inter e non è quella delle altre squadre. Noi siamo, abbiamo una velocità europea, vogliamo metterla così, mettiamola così. Però, cosa succede il 28 ottobre? Quanti si faranno male di noi al 28 ottobre, caro mio Zanforlin? Non lo so. Perché ricordiamo che c'è il memoria. Dipende dalla preparazione. Il memoria. Tu mi devi avvisare però quando dici queste cose. Io non sono preparata, di Cesare Pompilio. Quindi guarda che coraggio che io ho 60enne, tu 70enne. Ma l'ho 80 ne ha. Hai ragione, non dovevo andare da lui. Comunque, quindi guarda il coraggio che mi ha. Ricordiamo l'evento di sabato 28 ottobre, il primo memorial per Cesare Pompilio. Dopo vedremo tutti i dettagli dell'evento. La nostra speranza di vedere anche Natalie Goitom in campo. No, sono al villaggio delle zucche. Ragazzi, cos'è il villaggio delle zucche? Con tante zucche che ci danno sul campo, guarda. C'era mai che ha detto, devo andare a Hollywood. No, no. È uno spettacolo imperdibile, Natalie. Per tempo. Veramente... Posso denunciarlo? Sì, sì, non sì, è vero. Hanno calcolato le donne della redazione. È vero, è vero. Non è vero. L'invito è arrivato tardivo. In ritardo, io mi ero già prenotata al villaggio delle zucche, quindi ma non sono mai venuto, quindi ho ritardato un po'. Ma io ti ribadisco, con tutte le zucche che saranno sul campo in quel giorno. Infatti. Cambia villaggio e vieni lì a Carono Pertusella che trovi le zucche. I bambini comandano. Comunque, va bene. Dopo vi faremo vedere la locandina, tutti i dettagli e le coordinate per l'evento molto importante dove invitiamo tutti voi. Lapo, stavi dicendo, è che non riesco a guardare questa vicenda degli infortuni unicamente rivolta ad una squadra. Mi sembra una visione leggermente deformata, sto usando un eufemismo, cioè di vedere il fatto di una squadra sola, cioè solo il Milan, la Juventus, abbiamo appena visto tornare dalle nazionali Cobb Miners, Baldanzi, Osimhen, Neymar, Neymar è proprio finita la stagione e si spera che poi non ci siano altre implicazioni. Abbiamo avuto qualcosa come 12-13 infortuni di squadre anche non di prima fascia, magari come il Sassuolo, anche lei ha avuto i suoi propri problemi. Cioè, quando tu hai una partita ogni 3 giorni, come se fosse la cosa più normale, oltretutto oggi è successa una cosa che io ho trovato sconcertante. Per far capire che non c'è nemmeno lo spazio per fare una ripetizione di una partita, la famosa partita da Belgio e Svezia, la UEFA oggi ha omologato una partita finita al primo tempo, 1-1, la vicenda dove ci sono stati uccisi due... tifosi svedesi, perché non c'era spazio sul calendario per ripetere una partita, che è follia, anche perché l'anno prossimo noi avremo 2 partite in più con la Champions League, nella nuova Champions League, e più avanti ancora di più. Io però sono preoccupato perché mi sembra che stia diventando normalità quello che normale non è, cioè giocare ogni 3 giorni è chiaro che porterà infortuni su infortuni, e avere rose di 22, 23, 25 giocatori non è più sufficiente. Per cui non è il Milan, è l'Inter una volta e la Juventus un altro. La Juventus ha perso Danilo, adesso poi ha avuto altri infortuni, poi ci sono giocatori che magari sono più soggetti a infortuni di altri e inevitabilmente ne pagano le conseguenze. Sì, però ci vuole anche un minimo di... Io capisco tutto, però parentesi. Parlare solo del Milan o solo di una squadra mi sembra Giulio? Un po' deviante. No, parentesi solo, giusto per essere chiari, io spero che anche... Vediamo quello che succede domenica, spero anche che... davvero si prende in considerazione il fatto che chi è rimanato a casa per un infortunio poi non deve giocare quella successiva in campionato. Secondo me... Ogni riferimento a Chiesa non è puramente casuale? No, ragazzi, ma infatti Chiesa probabilmente non scenderà in campo. Da 3 settimane, ragazzi. Tutti i giocatori, anche di altre...
che gioca in altre nazionali, se rinunciano alla nazionale, se, per infortunio non devono giocare. Perché se no, non devono giocare. Se poi recuperano... Esatto, cioè, se poi Chiesa i tempi sono i tempi di recupero... Da quando è che è tornato a casa? Da venerdì scorso, quindi c'è cioè, una settimana, no, in teoria... No, erano già due settimane che era fermo. Però, In più era una settimana in più fermo. Cioè, per recuperare ci voleva questo percorso, evidentemente, che è costato 4 settimane complessivamente. Hai il giocatore in discrete condizioni, se te lo puoi permettere lo mandi in campo, senza rischiare assolutamente nulla. Il problema di fondo, secondo me, è questo, secondo me, che oggi i carichi di lavoro non sono omogenei tra i vari muscoli del corpo. Per cui cosa succede? Che per esempio alleni tantissimo il quadricipite, allo stesso modo non alleni il flessore, perché non riesci ad allenarli allo stesso modo. Quindi i carichi di lavoro poi, quando c'è l'esplosività di un calcio, è supportato dal quadricipite ma non dal flessore. Il 90% degli infortuni sono legati al quadricipite, al flessore e agli addominali. Ma perché si allena? Che dato è questo? Cioè da dove... È una tua esperienza o una sono esperienze ma anche degli studi, perché allenare il quadricipite, quindi lo fai in palestra, e allo stesso modo anche il flessore, non è la stessa cosa, perché tu devi riuscire ad allenare allo stesso modo, ottenendo la stessa efficacia da entrambi. Feo, si fa oggi, si fa meno palestra rispetto a qualche anno fa. Sì, allora, mettiamola così, allenare la forza, va bene? Sì. Ci sono 20.000 modi ma di allenare la forza. Ma devi giocare ogni 3 giorni, cosa vuoi allenare, Orfeo? Appunto. Il concetto è che gli infortuni vengono perché non puoi allenarti normalmente. Sì. Quindi, quello che ho detto prima, non è normalità. Hai ragione. Cioè, e tra l'altro ne perdi anche lo spettacolo. È questo che io trovo folle. Fai più partite, ma perdi spettacolo e vai in più infortuni. Lapo, scusami, è proprio per questa ragione. Se tu alleni poco, giochi tanto, quali sono i muscoli che più alleni? Il quadricipite, perché calci, fai i passaggi, ma il flessore non lo alleni. Lo alleni meno, lo recuperi quando puoi, ma non sarà mai equiparato al quadricipite. Però, quindi c'è questo gap. Però, Feo, questo mi pare che è da anni che si dice che questo calendario, lo si dice sempre a posteriori, questo calendario penalizza i giocatori. Io, per esempio, mi ricordo qualche settimana fa, mi è molto piaciuta l'osservazione di Ranieri. La partita che si giocava in Sardegna a 12:30 settembre, Cagliari-Udinese, lui dice giustamente: ma come si fa a mettere alle 12:30 in Sardegna a settembre, ci sono ancora 30 d'estate, certo, una partita? Cioè, però queste cose qui andrebbero decise prima. Perché... Ma da chi? Cioè, se noi che facciamo una mestiere... In Lega Calcio, scusa, quando parlano di diritti televisivi, mettessero anche queste considerazioni. Se non quella lo facciamo notare... Quella che faceva Mauro del calendario delle trasferte, che chi gioca fuori... Loro ti vogliono portare ad avere rose da 35 giocatori, ma mica tutti se le possono permettere 35 giocatori. Certo. Ragazzi, vi devo fermare, perché c'è la pubblicità, chiudiamo con questo messaggio, temo che Mirante sia a rischio infortunio adesso, l'uccello del malaugurio qua Gianni, nei prossimi 2 giorni dovendo spingere per preparare la partita, vista l'inattività del portiere, che però si allena normalmente con la squadra. Ci hai gufato anche Mirante. Gianni l'ha fatto. Tu l'hai mandato in onda. Fermiamo per la pubblicità. Se no c'è Giroud che può piccola giocare. Piccola pausa, sta per arrivare, a proposito dell'uccello malaugurio, Luca Uccello. Piccola pausa tra poco. Salutiamo Luca Uccello, ciao Luca, ben ritrovato. Buonasera. Com'è arrivato Luca Uccello qua, in volo? No, in motorino. Secondo me in bici. In bici vai tu tra poco. Sei senza portiere, quindi vedi un po' te. Parliamo anche di Serie B, di zona di protezione. Secondo me è venuto in bici. Sì, ora c'è anche il Bari, ti sai che è il Bari. Noi siamo un po' più su, però... Volano frecciatine qui in studio. Ha fatto la frecciatina. Poi tra l'altro, sai che quando poi le cose vanno malissimo, il lunedì mattina sai chi mi chiama al telefono per un collegamento? Lapo De Gamba. Sì, guarda, è una roba. Una volta alle 5 di mattina mi ha fatto alzare per andare in studio in radio da lui. Del mattino? Sì, era uno scherzo ovviamente, era primo aprile. Ma è una roba incredibile. Ma non dorme mai. C'è andato, allora, no? Torniamo seri perché dobbiamo parlare insomma dello scandalo scommesse che ha travolto il mondo del calcio. Fagioli continua ad allenarsi con la Juventus, c'è il sostegno totale da parte del club bianconero nei confronti di Nicolò. Questo è la nota, il comunicato, pieno appoggio e sostegno. Nicolò affronterà
con senso di responsabilità il percorso terapeutico. Insomma, lui dovrà stare fermo per circa 7 mesi perché ha collaborato. La società prende atto del comunicato ufficiale della FIGC e conferma il suo pieno appoggio a Nicolò Fagioli nell'affrontare questo percorso, fornendo al ragazzo il necessario supporto nello svolgimento del piano terapeutico indicato e, come espressamente previsto dall'accordo, collaborando con la federazione anche per individuare i cicli di incontro previsti. Siamo fermamente convinti che Nicolò, con l'appoggio della società, dei compagni, eccetera, eccetera, affronterà con grande senso di responsabilità il percorso terapeutico e formativo. Una volta scontata la squalifica, potrà tornare a competere con la dovuta serenità. Fai il bravo, Luca, perché stiamo parlando di una cosa seria. A breve ci collegheremo anche con una psicologa, con la quale cercheremo di capire fino a quando si può parlare di ludopatia, esatto. E a volte ci sono personaggi che si nascondono dietro questo termine. Però la Juventus ha pieno appoggio in questo giocatore perché possiamo dire è un patrimonio della società, ha un contratto fino al 2026, insomma è il futuro della Juventus e cerca di proteggerlo, tant'è che corrisponderà lo stipendio a Nicolò Fagioli senza nessuna decurtazione. Parto da Lapo, corretto insomma lo stile che sta adottando la Juventus nei confronti di questo giocatore che si è detto ludopatico, si è dichiarato ludopatico. La Juventus può fare e deve fare tutto quello che naturalmente nelle sue condizioni, nel suo potere, per poter salvare o per poter rimettere in sesto una persona e quindi anche il giocatore. È un patrimonio e quindi come tale va gestito. Poi che abbia deciso di tenerlo senza ridurgli lo stipendio, fare è una sua affare, è una cosa che puoi condividere o meno. La cosa che io vorrei sperare è che il giocatore abbia realmente compreso, se sta realmente comprendendo quello che ha fatto, se davvero è stata di ludopatia, perché mi sembra che un giocatore che la prima preoccupazione che ha avuto è stata quella di fare delle dichiarazioni nelle quali dice avete parlato mai di me, ma se vi parlo io. Bravo. Dico, ma prima parla, lo dirai più avanti. Prima dici ho sbagliato, ho capito, ho fatto la sciocchezza. A me sembra che anzi le parole nei confronti di Fagioli, io non faccio che leggere, povero ragazzo, bisogna salvarlo, poverini, noi ce la pigliamo con i giocatori, ma loro sono fragili, non faccio che sentire comprensione da parte loro. Arrivo subito. Nel momento in cui sente anche qualcuno che secondo lui va fuori dal coro, posso capire che te lo prendi, te lo segni, a tempo debito, se proprio ne hai bisogno lo dirai, ma mi sembra che lui deve farne di strada, ma parecchia, per capire, perché non è che ha capito subito che ha sbagliato, è una strada molto lunga. Se davvero si tratta di ludopatia, si esce da questo tipo di percorso, sì, dopo un tempo che deve essere definito da chi lo segue e che deve essere fatto anche da consapevolezza, la quale non è una bella parola, è un termine che purtroppo è come la cultura, è un po' lunga, lento rilascio e ci arrivi. Questo così termine viene abusato ultimamente, è davvero una scusa. Le parlano in tanti, le parole sono strabusate, però mi sembra che al momento ci sia soltanto stati i riflettori accesi, tanto cancan, qualche parola fuori posto ci sta. Perché ma lui vorrei vedere, ci vuole un po' di tempo, parecchio tempo prima che esca da quello che davvero è, si tratta di ludopatia. Bene, non ci vorranno 2 settimane, ci vorranno mesi, anni. Forse anni, anche Tonali si è dichiarato ludopatico, ha presentato un certificato e insomma cercherà di patteggiare, anche se per lui le accuse sono un po' più pesanti, perché lui ha ammesso di aver giocato sul Milan, sulla sua ex squadra, quando lui era al Milan, però dice sempre Milan vincente e non ho mai scommesso su anche me sul stesso. Brescia ha scommesso quando anche era al Brescia. Sul Brescia. Intanto il Newcastle, l'abbiamo visto grazie alla regia di Tonali, ingaggia un nuovo capo psicologo nel pieno del caso scommesse che ha coinvolto anche Tonali. Il club inglese ha annunciato l'arrivo di Mitchell, questa figura che cercherà insomma di tutelare e coinvolgere i giocatori i professionisti, sentirà anche insomma, i loro stati d'animo per cercare di allontanare questo problema dal resto della squadra, perché questo è un danno per il Newcastle, ricordiamo. Appunto, il giocatore è passato al Newcastle per 70-80 milioni. E chi l'ha sollevato questo? Un giocatore che molto probabilmente, stando alle ultime notizie, starà fermo circa 16 mesi, appunto. E non però, sono pochi. Però per dichiararsi ludopatici che cosa ci è voluto? Una sentenza? Cioè non lo sapevano? Penso un certificato. Sì, un certificato sicuramente, ma dopodiché ammetterlo... Sai quando vai al medico e dici, mi segni 5 giorni di malattia per favore? Prima non lo sapevano loro che probabilmente avevano questo problema, non lo sapevano chi, le persone che gli penso stavano vicino, la compagna, la moglie.
moglie, di avere i genitori. Un problema, no? Cioè, il certo. ludopatico non lo sa. Certo che... Se è ludopatico. Certo che non lo sa che è ludopatico, però sa che le cose non stanno andando nel verso giusto. Soprattutto che stanno andando male. Su siti possibile, illegali, mi chiedo, mi riferisco per esempio al papà di Fagioli con le sue dichiarazioni. Ma non è che dovete sempre dare la colpa agli altri, le responsabilità sono sempre degli altri quando c'è un problema. Non è che il problema invece ce l'hai lì sotto il naso e nessuno vuole affrontarlo, quindi dal papà, dal genitore, dalla morosa, dalla compagna, dalla moglie. Cioè, ma è troppo facile dare la colpa agli altri e poi, allora, darsi per ludopatici. Tra le varie ricostruzioni... Ci sono dei casi di ludopatia sicuramente, però non ne facciamo un mischione, non dobbiamo farne un mischione dove tutti finiscono dentro e su questo in un certo qual modo si costruiscono un alibi, altrimenti saremo di fronte a un'epidemia, non lo so, una pandemia. Per quanto riguarda Fagioli, poi dopo andremo anche su Tonali, la famiglia se n'era accorta perché la mamma addirittura aveva consigliato al figlio di rivolgersi al CERT, insomma, per cercare di curare questa sua patologia. Infatti, scusami. Lui non ha frequentato questi corsi, questi incontri, però la famiglia aveva già intuito che c'era qualcosa che non andava, si consiglia al proprio bambino Fagioli, di andare al CERT, in più aveva visto che i suoi conti correnti insomma non erano perfetti. Ma infatti Fagioli credo sia l'unico caso reale di ludopatia, tutti gli altri mi sembra che vanno un po' a ruota. Perché Tonali no, secondo te? Perché vuol dire, non per forza uno che scommette è malato, perché se no ragazzi, no, allora vuoi dire in Italia sono tutti malati. Cioè... È malato quando spende di più di quello che ha. Esatto. Perché comincia a chiedere soldi in giro. Esatto. Quella è ludopatia. Siamo dei dottori, non siamo dei medici, però in collegamento abbiamo la dottoressa Monica Picasso, psicologa, che saluto e ringrazio. Buonasera dottoressa. Buonasera. Ecco, buonasera. Chi può essere definito un giocatore patologico? Allora, la ludopatia è una psicopatologia seria ed è una condizione di dipendenza che ovviamente è pari a quella di una dipendenza da sostanze, tant'è che infatti attiva anche gli stessi meccanismi cerebrali del circuito della ricompensa, no? Della dopamina, sì. Che porta quindi a continuare a mettere in atto un comportamento che di fatto genera una gratificazione e che a un certo punto sfugge dal controllo. Ovviamente ci sono una serie di segnali, no? Una serie di criteri diagnostici che definiscono come ludopatia un comportamento patologico, quindi ad esempio c'è la necessità di giocare una quantità crescente di denaro con lo scopo di raggiungere l'eccitazione desiderata, oppure la persona è irrequieta, irritabile se non riesce a giocare d'azzardo, ha effettuato degli sforzi ripetuti per controllare o ridurre e interrompere il gioco d'azzardo, quindi una serie di criteri che effettivamente è un po' al ruolo del professionista, certo. Andare un pochino a indagare e cercare di capire effettivamente se di questo tipo di dipendenza si tratta. Ecco, perché ultimamente... Sì, no, proseguo. No, dicevo che il 3% della popolazione in Italia comunque ne soffre, quindi i dati non sono proprio, diciamo, lievissimi, ecco. Ecco, ma cosa spinge un milionario a scommettere illegalmente su queste piattaforme? Perché un milionario ha questa voglia di scommettere, tra l'altro, sulla sua professione, che è vietatissimo dal regolamento? Sì, io credo che un po' quello che spinga, no, anche alla scommessa sia intanto la ricerca un po' di una trasgressione che attiva proprio anche un po' quel policircuito di cui parlavo prima, però penso che tanto alla base ci sia anche un po' del fatto che questi ragazzi giovanissimi a un certo punto si trovano ad avere una enorme disponibilità economica di cui di fatto non sono capaci, no, di gestire, che non riescono a gestire in modo adeguato, quindi a un certo punto cominciano un po' a muoversi in modo un po' casuale, in un modo un po' responsabile. Il problema è che se di fatto ci sono un po' le basi, no, per poter sviluppare una dipendenza di questo tipo, è molto facile accedervi, soprattutto perché è una cosa che si può fare di nascosto, sì. Essendo anche una cosa che può essere fatta online. Ormai online dilagano i siti di scommesse, i siti di giochi d'azzardo, l'accesso è facilissimo e quindi io posso fare tutto comodamente nella mia stanza senza in teoria essere mai scoperto e quindi è molto di facile accesso. Certo. Quindi ecco, io non mi accorgo neanche di star trasgredendo. Ecco, ma nella responsabilità di questi giocatori coinvolti, quando la ludopatia è un attenuante? Perché si parla di ludopatia, però ci sono anche certi personaggi che dicono tanto sono
non mi beccheranno mai, voglio trasgredire, e non è solo ludopatia, ma è solo voglia di trasgressione. Cioè, la ludopatia è un attenuante per questi ragazzi? Sì, io credo che questo sia un po' al professionista valutarlo, nel senso che la ludopatia è una dipendenza, no? Che porta anche, appunto, come una vera e propria dipendenza, anche a dire delle bugie, mentire, nascondere, evitare, no? Di far sapere che soffro di questo tipo di problema, sì. E lo utilizzo anche un po' come scusa effettivamente, no? Però di fatto, se è catalogato come una psicopatologia, è chiaro che non è una scusa, è proprio una patologia, quindi sicuramente è qualcosa che in qualche modo va riabilitato, va curato, va in qualche modo osservato, e bisogna capire un po' come supportare queste persone a affrontare un problema di questo tipo, no? Quindi non è tanto un attenuante, ma è un problema che va riconosciuto e va curato soprattutto. Dottoressa Picasso, come si accerta la ludopatia nel caso di Tonali? Lui ha presentato un certificato medico dove si dice che è ludopatico. Come si accerta questa patologia? Certo, questo chiaramente è un po' un professionista a doverlo valutare, quindi uno psicologo, uno psicoterapeuta che, come dire, valuta tutta una serie di criteri diagnostici che devono essere necessariamente soddisfatti, no? Per porre la diagnosi di ludopatia, può porre questo tipo di diagnosi, quindi di fatto ci vuole un titolo di questo tipo, o psicologo o psicoterapeuta, in questo caso attraverso dei colloqui clinici, attraverso una serie di indagini anamnestiche, appunto di esplorazione un po' di quelli che sono le condizioni che determinano una situazione di ludopatia, può essere posta questa diagnosi, quindi può essere una diagnosi accettata. Una domanda dallo studio, poi la lasciamo andare, perché so che è impegnata. Certo. Dottoressa, buonasera, dottoressa. Beh, buonasera. Innanzitutto mi pare che ci sia veramente un'epidemia, una pandemia di questa, quindi già un po' questa cosa qua mi sorprende un pochino. Le volevo chiedere, però mi scusi, così, se si può spiegare facilmente, tra virgolette, ma la differenza tra l'essere malati e invece il piacere del gioco, il vizio, il piacere del gioco, dove sta? Qual è la differenza? Certo, appunto, intanto deve essere una condizione che ha una certa durata nel tempo, cioè i sintomi della ludopatia, quindi un po' quelli di cui parlavo prima, ad esempio la necessità di giocare tantissimo denaro, il fatto di essere irritabili quando non si gioca, il fatto di aver ripetuto sforzi per smettere, eccetera, devono avere una durata di almeno 12 mesi ed essere particolarmente invalidanti per almeno una delle aree di vita dell'individuo, che possono essere il lavoro, possono essere le relazioni sociali, possono essere il funzionamento individuale. Quindi nel momento in cui sono soddisfatti questi criteri, e quindi c'è una durata nel tempo, una reiterazione, una serie di sintomi che rientrano nella classificazione diagnostica, allora a quel punto si può parlare di ludopatia. Però mi scusi, dottoressa, mi scusi ancora se interrompo velocemente, ma se io, vuol dire, ho il vizio del gioco, posso avere il vizio delle macchine, vuol dire compro una macchina ogni mese, cioè ogni mese no, però ogni sei mesi appena esce una macchina, l'ultimo modello, non è un po', vuol dire, non è un po', non so, mi compro le case piuttosto mi compro l'abbigliamento perché sono partito di moda, cioè non è un po' simile la cosa, tra virgolette, nel senso Sì, diciamo che dipende anche quanto poi è invalidante, quanto è una compulsione, quindi io non riesco a resistere a quel determinato comportamento, e quanto poi si tratta invece di una vera e propria patologia che quindi invalida proprio l'individuo, no? Ma come, credo che il punto sia proprio quello. No, perché è un argomento che interessa. Come si cura la ludopatia? Sì. Ludopatia, mi scusi, dottoressa. Certo. Cioè, nel caso di Tonali, qual è l'iter, il piano terapeutico? Che cosa deve fare questo ragazzo? Fagioli, Tonali, eccetera? Sì, assolutamente. Sicuramente deve partecipare a dei cicli riabilitativi che vadano proprio ad agire su quei meccanismi di dipendenza e vadano un po' a estirparli, quindi a cercare un po' di frenarli, capire da dove originano, capire come mai si sono sviluppati, come sono venuti a diventare una vera e propria compromissione del funzionamento individuale, e questo lo si può fare attraverso la psicoterapia. Chiaro è che poi, diciamo, la cosa che più funziona in termini di dipendenza è anche un po' la psicoterapia di gruppo, quindi il fatto di partecipare a dei gruppi di sostegno gestiti da uno psicologo, da uno psicoterapeuta, che possano un po' aiutare, supportare l'individuo nella gestione del problema.
oltre chiaramente a riabilitarlo, no? Quindi cercare un po' di andare ad agire sui comportamenti che poi determinano sì. appunto la compulsione o la dipendenza. L'ultima, poi dopo la lasciamo andare, dottoressa, sì, promesso, certo. Zanforlin. Buonasera, buonasera dottoressa. Buonasera. Ci può essere una predisposizione in alcuni casi, nell'età giovanile, di ragazzi e ragazze che prediligono il gioco, giocare d'azzardo in un certo qual modo, o comunque questa disponibilità, cioè, questa a giocare, questa predisposizione mm-hmm. che poi ti porta ad arrivare alla ludopatia? Eh sì, certo, certo. Come dicevo prima, tanto fa anche la fisiologia, quindi anche i circuiti neurali sono particolarmente sensibili e quindi si attivano una serie di circuiti che poi vanno a attivare il circuito della gratificazione che poi porta a continuare a ripetere il comportamento. Tra i più giovani, con il fatto che appunto l'accesso ai siti di scommesse è facilissimo, io posso farlo comodamente da casa mia, non mi accorgo di quanto in realtà i siti illudano, perché c'è il fenomeno della vincita facile, quindi cosa succede? Che sul sito di gioco d'azzardo io mi avvicino sempre di più alla vincita senza vincere mai, e questo mi crea un po' l'illusione di vincere. Chiaro è che se io sono molto giovane e non ho gli strumenti per difendermi e per capire se mi stanno un po' prendendo in giro, sono predisposto a giocare perché mi illudo di stare per vincere. Perfetto. Quindi sicuramente è una cosa che è proprio necessario un po' affrontare anche tra i più giovani, tant'è che in questo momento ci sono tantissimi progetti anche nelle scuole che si occupano di prevenzione delle dipendenze in generale, e tra le dipendenze chiaramente è inserita anche la ludopatia, anche per i videogiochi ad esempio. Grazie dottoressa, grazie alla dottoressa Monica Picasso per il suo intervento. Ricordiamo, giocare è anche bello, si può, è divertente, l'importante certo. Bisogna farlo con la testa sulle spalle, responsabilmente, gioca certo. sano, mm-hmm. responsabilmente. Grazie dottoressa, certo. A presto, a buon lavoro, è intanto un po' brava. Di messaggi, i soldi guadagnati facilmente si buttano facilmente, credo che quello che guadagno in un mese, signor Fagioli, io forse lo guadagnerò in una vita di 40 anni di lavoro, non diciamo sono d'accordo con, questa, diciamo con questo una... messaggio, perché ci sono anche persone che guadagnano 1000 euro al mese, che si rovinano, si indebitano su... Parlando di tutto e non del problema principale. Qual è il problema? Ma ci devo arrivare io, ma ci devo arrivare le società. Tanto le società si devono, le società si devono tutelare e dire: tu hai una clausola, un contratto da ora in poi, perché ormai i buoi sono scappati, no? Di dire: tu se vai su quelle piattaforme ti assumi le responsabilità, perché se Tonali lo faceva quando era qua e me lo sospendevano per 7 mesi, io non facevo mercato, non lo potevo vendere, sì. Cioè io mi devo tutelare come società, perché gli under 25, è il problema degli under 25, perché da quando fanno tutto qua sopra, questo è il problema, derotto, è facile. Qui è una questione facile. Generazionale, fatemi andare da Lapo, Lapo. Dico che c'è un problema irrisolvibile che nasce da un presupposto, da un meccanismo che a quanto pare la giurisprudenza su cui la quale non può intervenire. Oggi non si gioca più sulla partita, risultato. Su tutto. Sulle munizioni. E questo è un genere un problema, falli. Perché non è soltanto a munizioni, ma anche sul chilometraggio. I giocatori fanno 18 km in una partita. Ma sugli angoli anche, su banalmente gli angoli. Sì. Pensa a te, quindi... calci d'angolo e quant'altro. Cosa vuol dire questo? Che se io sono un giocatore di calcio e ho un parente o un amico, gli dico: guarda che io oggi faccio tot chilometri, guarda che oggi mi faccio ammonire al 31esimo. No, questa sei è un'altra tu. Cosa. Sei tu che vai a dirlo. Quindi vuol dire che teoricamente... questo fatto che naturalmente ci siano più strumenti per poter scommettere dà la possibilità a chi delinque o chi in qualche modo ritiene che la cosa sia fattibile perché fatta la legge ho trovato l'inganno. Ma questo mi lavo sentire, però è ampia. Sono due cose diverse. Cioè, se sono due cose diverse, un conto è essere malati nel no, giocare. No, sto dicendo, scusami, questo. No, però un conto è fregare. No, adesso non conto è viziare, parlando, non è, viziare. Sì, ma la non è, Luca, non è la trasmissione sulla ludopatia, appunto. No, no, però stiamo dicendo. Prendo il concetto dicendo che però anche una differenza, il concetto di scommettere, cioè se io sono un calciatore e in più do delle informazioni che non dovrebbero essere date da me, certo. A chi vuole scommettere, sto già in qualche modo... Ma tu stai parlando di qualcuno in particolare, no? No, perché Luca già debita le cose che tu dici, tu hai un atteggiamento di chi dice tu hai truccato le partite. No. Quindi che c'è Tonali? Lapo sta dicendo, se io, il giocatore... mi faccio ammonire e lo dico a mia mamma, vuoi dire, così scommette, così è
così avrete clamorosamente vergognoso. Sta inquinando, ma sta invitando anche inconsapevolmente, sì, ragazzi, ma, al gioco. Scusate, quando tu hai convinto un amico a giocare sui secondo me è già vergognoso il fatto che si qua giochi. Lo hai conquistato. Okay? Ma un conto è dire, io gioco, vuoi dire, sono in panchina, vedo, sono Tonali, gioco Milan... Milan Como, oh, vince il Milan, dai, su, ok, gioco io, ma io di mia iniziativa senza di niente. Un conto è dire, oh, oggi gioca a me che prendo... per una munizione al minuto primo, no, senza allora, la differenza. Luca, un attimo, non risulta, no, sta facendo un ragionamento, no, perché qui ogni cosa che diciamo, no, sta facendo un ragionamento lampo, giusto, capito, la questo cosa, capito? Che hai detto tu, siccome stiamo parlando di Tonali, viene addebitata a Tonali. Ma no, 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 però però l'ha parlato la dottoressa, tocca un tema una alla volta perché il tema è delicato, vorrebbe parlare con chiarezza, tocca un tema secondo me importante, perché laddove c'è il caso di uno che non ha mai giocato, però l'amico gli dice gioca su questo perché porti a casa del denaro facile, perché ci penso io, cioè mi faccio io ammonire, invita uno al gioco, dopodiché quando questo viene coinvolto, questa non è una malattia, può diventare... scusate, ma questa non è una malattia, questa è una volta, ragazzi, non c'è soltanto la ludopatia, no, oh ragazzi, io sono leggendo, scusami, ho capito, no, scusami, Lapo, sto leggendo il titolo, abbiamo perso il titolo, Luca, stiamo parlando di un argomento vasto, il tema delle scommesse. Poi, sì, ma dietro te, cioè, non è che siamo così circoscritti. Però Luca, non parliamoci sopra. Un attimo, sennò, Luca, dai, fai terminare l'Apo, sennò non capiamo. Sto dicendo che il tema delle scommesse tocca il tema della ludopatia, che però è un tema circoscritto, piccolo, che riguarda un numero ristretto di persone. Il tema delle scommesse amplia il concetto. Sto dicendo, certo, il tema delle scommesse tocca il tema non soltanto dei giocatori che scommettono, ma anche il fatto che loro possono inquinare ulteriormente il gioco, facendo in modo che possano essere ammoniti, possono fare un certo tipo di chilometraggio, fare un certo tipo di falli, bla bla bla, perché si scommette su tutto. Quindi il problema c'è, e sto prendo anche un ragionamento basato sul fatto che da una parte c'è un'enorme ipocrisia, perché prima delle partite, durante le partite, noi vediamo una partita e c'è la società di betting che fa pubblicità, sì, sì, invita i giocatori sulle, di sulle informazioni, e non si fa. Sulle informazioni, scusi, io posso giocare un gioco, però perdonami, se io giocatore sul regolamento non ci gioco, scusa, ci giocherai no, tu, no Luca, ma sulle informazioni che mi dà un amico, Lapo, io scommetto e vinco, la seconda volta scommetto e vinco, la terza volta scommetto e vinco sempre, vengo dentro in un circuito. Sì, Orfeo, dove ma mi se... faccio in un certo qual modo appassionare. Ma se Luca Uccello giocatore... Vi devo fermare perché chiede parola a Giulio Mola. Intanto c'è il comunicato della Roma, perché Fabrizio Corona nei giorni scorsi ha tirato in mezzo altri giocatori, altri nomi del calcio italiano. Stiamo parlando di Zalensky, anche se poi la sua fonte ha ritrattato dicendo non è vero, mi sono inventato tutto, l'ho fatto solo per soldi. E anche Stefano El Shaarawy. Questo è il comunicato appena uscito della Roma, riferimento alle indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni in merito a un presunto coinvolgimento di alcuni suoi tesserati nell'inchiesta relativa al calcio scommesse, la Roma esprime pieno sostegno nei confronti di Zalensky e del Shaarawy, vittime di reiterate speculazioni che ne hanno ingiustamente leso l'immagine. Il club ha totale fiducia in Nicola e Stefan quando affermano di non avere nulla a che fare con questa vicenda. E c'è anche la presa di posizione dei legali di Zalensky, adesso lo vediamo, eccolo qua. Estraneo alle scommesse, pronte le querele, nessun coinvolgimento sugli organi di stampa ed alcune dichiarazioni secondo le quali sarebbe coinvolto nell'inchiesta relativa alle scommesse su siti illegali. Il nostro assistito si dice del tutto estraneo. Il nostro assistito qua esclude qualsivoglia seppur minimo coinvolgimento, ci ha conferito mandato per agire in ogni sede nei confronti di tutti coloro che hanno leso il suo nome, la sua immagine e la sua reputazione, perché il nome è stato fatto dalla fonte di Fabrizio Corona. Corona poi l'ha pubblicato sui social e subito, insomma, si era mosso l'entourage del giocatore dicendo non è assolutamente vero, faremo querela nei confronti di Corona. È arrivata, insomma, la presa di posizione dei suoi legali e lui si dice completamente estraneo. Stesso discorso per il Shaarawy, stesso discorso per gli altri coinvolti. Anche Casale, leggo, ringrazio Nicolò Schira che mi ha girato il comunicato dell'avvocato di Casale. Nicolò, sporto querela nei confronti di Corona, gli editori che hanno dato voce alle calunnie di un pluripregiudicato già condannato per estorsione proprio ai danni di calciatori. Casale non ha mai scommesso su eventi sportivi ed è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto. Insomma, non ci stanno questi personaggi tirati in ballo da Corona.
e cercheranno di difendersi e insomma di ripulirsi l'immagine sporcata da Fabrizio Corona. Poi dopo cercheremo di capire insomma tutte le tesi di Corona, perché è vero, lui ha aperto insomma questo triste capitolo del calcio italiano, però dopo Fagioli, dopo Zaniolo e Tonali, tutto il resto, insomma, le sue dichiarazioni, le sue fonti, le sue indiscrezioni hanno iniziato a destare qualche perplessità, sospetto, anche perché la procura ha smentito il coinvolgimento di determinati giocatori, ma quello è un altro argomento, parleremo proprio di quello. Sono in debito con Mola. No, sì. Mola. No, vai, Giulio. Prego, mancherebbe altro. No, il discorso, a me quello che ha sorpreso è la tempistica di tutto quello che è successo. Cioè, in una settimana abbiamo risolto un problema, hanno risolto un problema che poteva essere risolto secondo me 3 mesi fa. Perché in una settimana i due calciatori hanno patteggiato, si è passati dall'irruzione, dal blitz di commercio, un giocatore, l'altro sì, è in via di patteggiamento. Cioè, noi non sappiamo ancora esattamente quello che è successo, però se il patteggiamento è per questi motivi, almeno per Fagioli, questo gli fa capire che non ci possano essere altri tipi, cioè che non ci siano reati gravi, cioè scommesse sulle proprie partite, altrimenti non puoi condannare un calciatore per 7 mesi. Quindi si è fatto in fretta e furia. Io mi chiedo dove erano 2 mesi fa le stesse persone che oggi stanno giudicando, peggio ancora, dove erano 2 mesi fa quelli che oggi si stanno pentendo. Perché la parola ludopatia, tu hai ragione, io ho ascoltato con attenzione l'intervento della dottoressa e ho anche ascoltato e sentito cosa ne pensa a proposito Paolo Iarre, che è il medico che sta seguendo da vicino Fagioli, ma non quello che ha detto oggi, ho ascoltato quello che ha sempre detto negli anni sulla ludopatia, cioè come si arriva ai pericoli. E mi sembra che in questo caso la si stia mettendo un po' in mezzo, come quando qualcuno commette un reato e si dice beh, era incapace di intendere e di volere e quindi cerchiamo di risolvere, ha sbagliato così. No, io Fagioli credo che debba fare il suo percorso, che non può essere un percorso fatto in fretta e furia, stabilito in una settimana, perché il percorso doveva cominciare molto tempo prima. E questo percorso poi bisogna vedere come termina, perché anche questo fatto di fare una squalifica a tempo a orologeria, giusto in tempo per entrare, guardate, sono guarito, l'ultima giornata di campionato, è una cosa molto italiana da questo punto di vista, molto, molto italiana. Quindi io per adesso dico, spero che ci si fermi davvero qui, Natali, che non ci sia il discorso di partite truccate, perché è vero... adesso c'è una facilità pazzesca con cui scommettere su tutto. Ti chiudo con una cosa, una vicenda che mi disse un calciatore invischiato nel calcio scommesse del 2011. Quello che succedeva a Milano la sera, quando si riunivano personaggi molto noti del calcio attorno a un tavolo da poker, giocavano in tanti, ogni tanto qualcuno diceva giochiamoci 10.000 euro su questa partita del calcio straniero, cioè così, 10.000 euro partite, è andata male. E purtroppo questo è anche conseguenza del fatto che le pubblicità sono così, puoi giocare al termine del primo tempo. Guadagnano troppi soldi, però Giulio, guadagnano troppi soldi e non prendere soldi. Un attimo, c'è suma. Volevo dire una cosa velocissima. Vai. Intanto il comunicato della Roma mi rafforza nella mia convinzione, ve lo dico da tempo, esatto. Stiamo attenti. Da dove prendiamo le notizie? Le notizie vanno prese dalla Procura di Torino e dal procuratore Chinè. Punto. Basta. Punto. Poi, io non so se siano ludopatici o meno. Certamente, quando è scoppiato il problema, questi due ragazzi hanno abbassato la testa e hanno pianto e si sono messi in cura. E giocano da quando erano ragazzini. E non hanno vinto. Perché se io sono calciatore e mi metto d'accordo, so come si fa... un modo per vincere lo trovo. Questi hanno giocato e perso e basta. Perché Fagioli è arrivato ad accumulare 3 milioni di euro di debiti. E Tonali l'unica cosa che ti dice è non ho debiti. Certo, avendo guadagnato più dell'altro, è chiaro che non hai debiti. Ma certamente non è. Metto la mano sul fuoco che non ha vinto. Perché oggi scopriamo che scommettono da quando erano ragazzini. Nello specifico di Tonali scommetteva sul Brescia quando era al Brescia. Anche da noi, che è una cosa che...
Ti ha sconvolto questa notizia? È una cosa che mi ha addolorato, perché io gli voglio bene. Però Mauro, ti posso dire una cosa? Certo. E quindi mi ha addolorato molto. Mi ha addolorato molto. Ma tutto il popolo rossonero. Mi ha addolorato molto perché. Come? Tutto il popolo rossonero, perché certo, quando è venuto a Milano nella certo partita di Champions, lo stadio si è alzato in piedi alla sua uscita. Certo, certo. Però, ripeto, lui. Oggi leggo che scommetteva anche sul Brescia quando era nel Brescia, e fin dalle nazionali giovanili. Quindi è quando giochi per così tanti anni, per così tanto tempo, e perdi, perché non vinci mai. Esatto, bravo. Io non so se sia ludopatico o meno. Mm. Io, se volete, vi posso parlare di queste cose, perché io quando avevo 20 anni, tra i 20 e i 21 anni, ho passato un anno e mezzo della mia vita a giocare praticamente tutti i giorni, non sul calcio evidentemente, perché non sì esistevano le scommesse calcistiche. Ma quanto giocavi, Mauro? Scusa, se io ero un ragazzo... Cioè, un conto, sai, giocare io... Super Enalotto 2 ore a settimana, ci sta, lo facciamo tutti. A 2000 lire! No, io giocavo ai cavalli. Io giocavo ai cavalli. Sì, negli anni 80 era molto di moda. Certo, a metà tip, degli anni 80. Sì. Certo, tip. Podromi, Totip dappertutto. No, no, Totip no. Totip, c'è la schierina, esatto. No, no, no. Cavalli. Agenzie ippiche. Trotto e galoppo. L'ho anche scritto, quindi non sto dicendo nulla di nuovo. Poi, di punto in bianco, ho smesso attorno al 1986-87. Ma hai smesso perché? Perché ti sei reso conto che stavi andando oltre? No, perché ho deciso un progetto di vita, la famiglia, tutto quello che ho vissuto poi, certo, nei tanti altri anni che, ahimè, che ho vissuto dopo i 20. E io faccio il tifo perché questi ragazzi smettano di giocare, perché scopriranno quanto è più bello vivere senza giocare che vivere giocando. È molto più bello, è molto più costruttivo, è tutta un'altra vita poi. E se arrivi a giocare, come hanno fatto questi ragazzi qua, perché quando tu... Questi non sono i ragazzi dell'80, scafati, cinici, mm-hmm, gli ultimi anni della carriera, che per i soldi facili magari arrivavano a sistemare le cose in campo. Questi Fagioli, quando Fagioli ti dice... Io ho scommesso su Torino-Milan dell'anno scorso, la partita, sì, che noi perdiamo 2-1, io ho scommesso sul pareggio Olix e sulla vittoria del Milan. Ad esempio Fagioli e Tonali si conoscono, no? Sono amici di questo vizio, perché poi tra di loro sviluppano un'amicizia particolare. Sì. Ci fosse qualcosa di losco, oh Sandro, io ho giocato, fammi... Invece no, ha perso, perché il Milan ha perso, ha vinto il Torino, 2-1. Queste cose mi fanno capire, io che se permettete le ho vissute, non sul, sì, calcio, ma le ho vissute... Mi fanno capire che questi ragazzi hanno veramente un problema. Poi io non sono un professionista del settore, non so come si fa la diagnosi della ludopatia. La psicologa che è intervenuta ha fatto un intervento molto chiaro, ce l'ha spiegato bene, e quindi io non so se bisogna dare la patente di ludopatici per giustificarli. Certamente questi ragazzi vivono dentro di sé la colpa per quello che hanno fatto, mm-hmm, e hanno un problema che si trascinano da anni e per il quale hanno perso tanti soldi e tanta concentrazione. Allora, vi devo fermare perché c'è la pubblicità, volete intervenire tutti, poi vi faccio una cosa un attimo, okay, perdonami, c'è la pubblicità, poi vi faccio leggere anche le dichiarazioni di Cellino, che per lui insomma è una questione ambientale, questione di città, la via, insomma la città della perdizione. Ma oggi abbiamo scoperto che puntava anche sul Brescia, il giocatore del Brescia. A tra poco.